pensiero per voi. Professor Galignano, una serata dedicata a due amici, San Giuseppe da Copertino e il Cardinale Brancati, una serata dedicata anche alla cultura, alla ricerca storica, alla esaltazione di questo aspetto di impegno che pure è importante. Certo, noi qui a Copertino, per dire la verità, stiamo vivendo ancora, diciamo così, di rendita, perché sentiamo ancora l'eco della celebrazione del quarto centenario dalla nascita di San Giuseppe, finito nel 2004 qui da noi, e quindi diciamo è stato un impulso che presenta ancora oggi molti fermenti, e sono rivoli che nascono da quel ruscello grande, e cioè dalla figura di San Giuseppe riscoperta proprio in questi ultimi anni, e che sta piano piano incoraggiando a cercare nuovi spunti, nuovi aspetti di questo santo che a noi sembra sempre nuovo e molto vicino. Professore, quanto è alta la tentazione a volte di magari pubblicare una notizia che magari non è proprio perfettamente verificata, ma è comunque bella e che crea entusiasmo magari? Basta essere onesti e presentarla come certa, se è certa, come dubbia, se è dubbia, e comunque in ogni caso se è interessante pubblicarla, ma essendo sempre in modo chiari e trasparenti nel dire le cose come stanno, con verità, cioè con coscienza etica da parte di chi dice le cose, insomma. Mi riferisco mentalmente soprattutto a quando ci sono delle rivendicazioni, diciamo così, di priorità spesso attribuite, dove è stato per esempio, dove è avvenuto per esempio il primo volo statico pubblico, sì. Qui a Copertino ognuno si contende, sì, il punto dove può essere avvenuto a secondo, diciamo, dei propri interessi, però a questo livello sono segni di bontà e di attaccamento, non certo segni di disturbo della memoria storica. Grazie, grazie professore. Una battuta con l'assessore provinciale. Allora, assessore, il Salento, terra di santi, terra di ospitalità, terra di bellezze e anche terra di cultura come questa sera. E ha detto esattamente quello che succede ogni volta che viene ricordato e viene celebrato il nostro santo, perché San Giuseppe Copertino è l'unico santo nato e vissuto nel Salento, per cui è particolarmente seguito a livello provinciale, e tutto quello che ruota intorno al santo costituisce per noi motivo di interesse per far conoscere una terra che ha del turismo una delle sue caratteristiche principali, per cui unire, come in questo caso, la cultura, la fede alla bellezza dei luoghi dove San Giuseppe e di tutto il Salento, credo che sia interesse primario di ogni amministrazione.
Assessore, l'abbiamo chiesto anche al sindaco, come si riesce a tenere dentro gli aspetti religiosi, magari le aspirazioni, le aspettative delle popolazioni rispetto poi ad un'amministrazione quotidiana fatta di ristrettezze? Noi sappiamo che tra un po' vi sarà una ricorrenza molto importante, ecco, a Copertino sicuramente la popolazione si aspetta tantissimo, però... Lo ricordavo proprio prima nel mio intervento, la capacità di coinvolgere e comunque di raggiungere l'obiettivo che ognuno di noi si prefigge sta proprio nello spirito di servizio che ogni istituzione deve mettere in campo proprio in questa occasione. E siccome il centenario del ricordo della morte del santo, che sarà nel 2013, potrà essere un'occasione di crescita per l'intero territorio, con questi presupposti, sia pur in un periodo di crisi, in un periodo in cui ci sono delle reali difficoltà di carattere finanziario, io credo che con il buon senso, con la buona volontà, con la passione, la determinazione che viene già dimostrata dai frati e dalla comunità copertinese e salentina, io credo che poi raggiungeremo ugualmente l'obiettivo. Grazie assessore, grazie, complimenti, grazie, grazie. Allora, siamo in compagnia, mi viene da dire, con il più alto in grado a livello di ordine conventuale minore. E, tra l'altro copertinese, mi pare abbiamo scoperto, il padre guardiano è copertinese, il segretario provinciale dell'ordine... Tutti e due Giuseppe. Quindi non ci possiamo sbagliare. Non ci possiamo sbagliare. Allora, padre, una bellissima cerimonia, una conferenza che ha permesso di approfondire la figura di San Giuseppe, ma è già molto approfondita. E ecco, sta emergendo accanto alla figura di San Giuseppe quest'altro frate, suo confratello, che con altri talenti, con altre caratteristiche, però ha sicuramente dato lustro al suo ordine. Sì, sì, emerge questo fatto, un fatto nuovo, e come dicevo anche nel saluto, è molto toccante il fatto che San Giuseppe non è nostro solamente, no? E diventa il suo messaggio, il suo esempio diventa di tutti, così come dovrebbe essere. I copertinesi sottolineano questo fatto, forse per campanilismo, forse per qualche altro motivo, forse per orgoglio paesano. San Giuseppe nostro, in dialetto si dice nuesciu, ecco. E oggi è emerso invece questa grande unione indissolubile tra sapienza e umiltà, un'amicizia grande che rendono la santità a portata di tutti. E questo mi sembra importante. Ecco padre, i conventuali minori, il vescovo dava una spiegazione delle qualità di quest'ordine. Dall'esterno viene fuori un ordine fatto di frati che approfondiscono, che studiano, vero? C'è questa particolarità nel vostro ordine? Sì, uno degli elementi del nostro carisma è lo studio, non è quello essenziale. Lo studio e chi è portato a questo tipo di attività lo fa ed è spronato e aiutato a farlo. Molte difficoltà di carattere vocazionale, mancanza di vocazioni, a volte ci hanno limitato nel portare avanti questo elemento del nostro carisma, che comunque rimane sempre uno degli elementi del nostro carisma fondamentale, più significativo, sì, diciamo, sì, più, sì, evidente. Più evidente. Padre, per concludere, c'è stato lo zampino di San Giuseppe nella sua vocazione? Certo, io sono di Copertino e quindi passando dal convento di San Giuseppe io dicevo a lui tutto tranne là dentro, e invece poi là dentro ci sto. Allora, Don Franco Alaggia, possiamo dire in trasferta questa sera? Certamente, però una trasferta gradevolissima, è vero che ci ha arricchiti certamente, sono contento perché abbiamo gettato le basi, le premesse per un futuro lavoro di collaborazione, soprattutto finalizzato a un, perché no, a un grande gemellaggio tra le
due città di Copertino e di Lauria. Don Franco, vogliamo ricordare un aspetto della sua azione sacerdotale. Lei in una prima fase, tuttora, ma soprattutto in una prima fase, correggetemi, avete legato il vostro impegno al sacerdote Domenico Lentini, siete stato delegato vescovile, un lavoro enorme, importantissimo, che poi ha portato straordinari frutti. Adesso il cardinale, non per aprire aprire cose, insomma, ecco, però sicuramente voglio dire, si trova nelle mani giuste questa figura, insomma. Ma certamente, no? Non, io sento vivo il Lentini, chiaramente, no? Anche perché pure all'origine un po' della mia vocazione sacerdotale, perché ho sempre guardato a lui come modello di vita, e anzi io sono convinto che la vocazione di tanti sacerdoti di Lauria si debba proprio alla intercessione del beato Domenico Lentini, ma adesso come parroco anche della parrocchia di San Giacomo, frequentata dal piccolo Lorenzo Brangati, è chiaro che essendo anche il dovere morale di far emergere questa grande figura che, come ho detto, ha servito fedelmente la Chiesa, vero, senza, diciamo, soggiacere a quello che erano gli influssi negativi del tempo, vero, il nepotismo per esempio, ecco, lui è rimasto veramente immune, ecco perché è una grande figura che merita di essere anche forse più conosciuta e più apprezzata anche dalla stessa parrocchia. Don Franco, una domanda confidenziale, spesso viene ricordato, è stato ricordato anche questa sera, il momento in cui il frate Brancati abbandona la madre, abbandona la famiglia in maniera anche un po' rocambolesca di notte, ecco, se mi posso permettere Don Franco, come avete vissuto quel momento, insomma, nella vostra missione sacerdotale, nel seguire la vostra vocazione? Cioè quando forse il cardinale... No, la vostra, proprio una domanda personale. Ecco, sicuramente non di ma notte. Io non ho avuto... però come fatto emotivo, io questo lo chiedo. Io grazie a Dio non ho avuto nessuna opposizione da parte di nessuno dei miei familiari, i quali sono stati ben lieti di lasciarmi libero e di accompagnarmi in questo cammino che mi ha portato al sacerdozio. Però per il cardinale sarà stata davvero dura, vero? Sarà stata veramente dura, questo senz'altro, ecco, è interessante perché lo dice lui nella sua autobiografia, che finalmente poi vinse Dio, ma che coraggio a non salutare, ad andarsene definitivamente da Lauria senza abbracciare la mamma, perché era convintissimo che la mamma lo avrebbe distolto dal diventare frate. Grazie. Allora, Fernando Greco è un appassionato di San Giuseppe da Copertino, è un abitué del convento dei frati e ha una particolarità: quando c'è lui c'è tanto buon umore e possiamo dire si mangia molto bene. Va bene, diciamo che quando ci sono le occasioni particolari mi coinvolgono, ovviamente con estrema umiltà. Sicuramente mi piace mettermi al servizio, insomma, di questa comunità che fa tantissimo per noi. Poi la mia è una passione innata, insomma, tant'è che da circa 3 decenni presto servizio presso l'Istituto Nicola Moccia di Nardò, dove insegno enogastronomia e servizi. Svolgo il ruolo di responsabile del settore alberghiero. Sto tra i giovani, cerco di trasmettere anche, diciamo, queste passioni che non sono legate sicuramente agli affari, al denaro, altro, no? È bello mettersi al servizio, sentirsi parte, diciamo, di una comunità anche svolgendo un ruolo che può sembrare, diciamo, marginale, però io scherzando con padre Giuseppe ogni tanto dico tu prendi di cura dell'anima, insomma, io cerco di prendermi cura del corpo, insomma, e si fa quel che si può, ecco. Ascolta, tu ti interessi appunto di cucina, di gastronomia e con te la gastronomia pugliese viene esaltata. Sappiamo che
anche la gastronomia lucana è particolarmente gustosa. Ecco, così per sancire ulteriormente questo gemellaggio, no, che in qualche misura sta iniziando, si sta avviando, hai esperienza della gastronomia lucana? Guarda, devo dire non recentissima, però ho sicuramente degli ottimi ricordi, tant'è che insomma ci sono molte cose che ci accomunano, diciamo, tra gli ingredienti che si usano, no? La genuinità dei prodotti dell'entroterra che pochissimi hanno. Noi abbiamo la fortuna poi di avere la costa, diciamo, vicina, quindi si associano i prodotti del mare con quelli dell'entroterra. Ricordo una frase di Gualtiero Marchesi circa 20-25 anni fa, mentre trattava la cucina, diciamo, delle varie regioni d'Italia. Arrivato in Puglia si innamorò e la definì così, disse: i prodotti della Puglia qua giù, e comunque penso che questa cosa l'abbia riscontrata anche, non so, in Calabria, in Basilicata, eccetera, e dice, sono talmente buoni che è inutile manipolarli tanto, sono talmente vanno solo serviti. Poi certo, se uno ci mette un po' d'amore, l'enfasi quando si fanno queste cose, anche se magari può sembrare un'esagerazione, sicuramente si trasmette anche nel piatto, cioè un commensale che si sente gradito, si sente ospite, si sente a casa propria, riceve oltre al piatto sicuramente questo stimolo in più che fa apprezzare meglio ciò che si sta mangiando, insomma, ecco. In 10 secondi il tuo piatto preferito. Ah, e qui mi freghi perché avremmo bisogno di una rubrica molto lunga, però diciamo che amo le cose semplici e soprattutto la cucina marinara, condita con prodotti dell'entroterra, quindi mi piacciono le associazioni, ecco. In particolare non c'è un piatto preferito perché io amo tutta la cucina. Allora una domanda supplementare: qual è il piatto preferito dei frati? Copertino. Questa è una cosa un po'. Io, diciamo, ho visto che padre Giuseppe ama le cose semplici, per cui non so, se dovessi nominare un piatto, sicuramente gli piace la pasta, quella che noi diciamo tra virgolette fatta in casa, ma poi soprattutto condita in casa, nel senso che dove si usano i condimenti, quelli che le massaie una volta, semplici, il nostro buonissimo olio extravergine d'oliva, insomma, i nostri pomodorini che sono spettacolari, soprattutto ama i primi piatti in generale, insomma, non è uno che va alla ricerca di secondi piatti sofisticati, eccetera, le cose semplici. E poi dimenticavo una cosa: qualsiasi sia il pranzo, quasi chiude sempre si offre agli ospiti un amaro particolare, e l'uliva amaro, ecco, colgo l'occasione per pubblicizzarlo, è prodotto direttamente da padre Giuseppe ed è una cosa che sta prendendo ormai tutti i copertinesi, fra poco esploderà nel Salento, quindi cercate l'ulivo amaro quando venite a Copertino di padre Giuseppe. Non ci sarà nei bar perché noi lo offriamo, insomma, per il momento, quindi benissimo, grazie auguri. E alla prossima, auguri, grazie, alla prossima. Grazie.